25 anni di pura musica, 25 anni di importanti traguardi, 25 anni di grandi successi, 25 anni di forti emozioni. Queste le parole pronunciate da Alessia Fabrizio, conduttrice e ideatrice dell'evento tenuto nei giorni scorsi a Villa Raspa per celebrare i 25 anni dell'Accademia Musicale di Spoltore. Al nostro microfono Alessia Fabrizio, ideatrice di questo evento, di questa serata e nonché conduttrice. Innanzitutto, com'è nata questa idea? Questa idea è nata innanzitutto dalla mia madre, che è colei che ha fondato questa meravigliosa accademia musicale 25 anni fa, e così ha pensato di dedicare uno spettacolo proprio per questa importantissima celebrazione. E per me è un grandissimo onore e un enorme privilegio poter contribuire in maniera così fattiva, perché io all'accademia sono legata non soltanto artisticamente ma anche personalmente, e io e mia madre stiamo facendo un lavoro veramente straordinario affinché l'Accademia possa crescere sempre di più e possa continuare a confermarsi ogni anno una fucina incredibile di talenti. Un importantissimo traguardo raggiunto dall'Accademia Musicale di Spoltore, che grazie ai prestigiosi risultati ottenuti è diventata un'importante realtà capace di formare giovani talenti e trasformarli in grandi musicisti. Una grande realtà nata grazie alla passione ed alla lungimiranza della professoressa Pina Perinetti, presidente dell'Accademia e direttrice artistica dell'evento, denominato 25 anni di pura musica, per celebrare l'importante traguardo raggiunto dall'Accademia Musicale di Spoltore. Il nostro obiettivo è quello di formare i ragazzi dal punto di vista puramente professionale. Poi è chiaro che la vita può portarli verso la professione oppure verso semplicemente la coltivazione di questo hobby, della musica come hobby, come intrattenimento. Però il nostro valore e il nostro obiettivo è quello di formare il ragazzo per dargli delle prospettive. Poi, ripeto, la vita ha tante, ci riserva tante sorprese. La professoressa Perinetti, oltre a rivolgere un ringraziamento particolare ai suoi genitori e a suo marito, che le sono stati sempre vicino sin dalla nascita dell'Accademia, ha rivolto un ringraziamento particolare al maestro Massimo Di Rocco, autorevole docente del Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara e batterista dello storico gruppo musicale Camaleonti. L'Accademia Musicale di Spoltore collabora infatti con i conservatori di musica di L'Aquila e Pescara. Gli studenti partecipano con successo ai concorsi nazionali ed internazionali. Tra gli esempi citati dalla professoressa Perinetti, il maestro Giuseppe Renzetti, che ha frequentato l'Accademia sin da bambino, il quale si è laureato in composizione e direzione d'orchestra presso l'Accademia Nazionale Santa Cecilia di Roma. Alcuni di loro sono musicisti, quindi chi direttore d'orchestra, chi pianisti, chi magari cantanti, e girano anche il mondo a volte, ecco, quindi sono in Europa, sono anche fuori, e ci fa molto piacere perché vuol dire che abbiamo, diciamo, raggiunto il nostro obiettivo, che è quello poi di formare dei musicisti. Questo lo facciamo all'interno della nostra sede, e come dicevo prima anche sono aiutata da un pool docenti di insegnanti diplomati che hanno come obiettivo e come punto di riferimento sempre la formazione dell'allievo, tenendo conto delle aspettative ma anche dei gusti della persona, perché ogni ragazzo viene da noi con un vissuto, ovviamente con un background, e noi dobbiamo offrire al ragazzo l'ambiente più sereno, più idoneo, più giusto, anche più puro, facciamo passare questa parola, questo aggettivo, affinché lui si senta, diciamo, bene di poter apprendere, perché l'ambiente per poter apprendere deve essere un ambiente sereno, innanzitutto. E quindi dobbiamo portarlo verso un apprendimento, diciamo diversamente, insomma, a seconda del ragazzo, però comunque deve tener conto di una didattica innanzitutto individualizzata, personalizzata e anche e soprattutto inclusiva, anche perché l'offerta dell'Accademia è molto varia, per cui un ragazzo, se non si trova magari con un corso, può farne un altro, può trovare il corso giusto e adatto per lui, e questo, diciamo, è il nostro percorso che abbiamo fatto durante questi anni. Abbiamo dato possibilità ai ragazzi sia di inserirsi nei conservatori, tant'è che abbiamo ottenuto anche la convenzione sia con il Conservatorio dell'Aquila che con il Conservatorio di Pescara, quindi i ragazzi frequentano il Conservatorio, li mandiamo con piacere, perché adesso bisogna per forza, dicevo,
entrare in conservatorio per poi conseguire un diploma di laurea, quindi noi siamo felici di accompagnarli all'esame di ammissione. Poi ovviamente se la giocano lì al momento, e quindi abbiamo fatto diplomare tante persone, abbiamo accompagnato al diploma tante persone, e sia diciamo in diverse discipline, non so, dal pianoforte alla batteria, alle percussioni. Alcuni sono ancora dentro al conservatorio, altri entreranno, insomma questo è il nostro lavoro, portare i ragazzi ad una formazione. E poi non solo, le esperienze che offriamo ai ragazzi sono anche di tipo di esibizioni, concorsi, tant'è che siamo anche partner di altri concorsi internazionali come Accademia, per cui i ragazzi possono fare esperienze, perché oltre alla lezione frontale o di gruppo, perché l'Accademia ha diverse possibilità, ecco, poi ne parlerò, comunque la lezione viene svolta all'interno della classe, insomma della stanza, ma un musicista si forma anche fuori, sul palco, è lì che continua l'attività didattica, è proprio lì che si confronta con altri, con altre realtà, ed è bene che si confronti con realtà non solo locali ma anche nazionali e, perché no, internazionali. E questo è un momento di arricchimento, il confronto è un arricchimento, perché insomma noi possiamo apprendere da chiunque. E questa è una cosa molto molto formativa per i ragazzi, per cui diamo questa possibilità di partecipare ai vari concorsi, varie esibizioni, abbiamo fatto tante tante belle iniziative e, in tutte le discipline. L'Accademia infatti si articola in tante discipline, dai corsi singoli di strumento ai corsi collettivi, in modo particolare di musica d'insieme, abbiamo diverse band e abbiamo anche pensato ai bambini più piccoli, 3-5 anni, 5-7, quindi propedeutica primo corso, propedeutica secondo corso, secondo livello, il coro di voci bianche, e sì sì, tante attività, tante belle iniziative, e abbiamo anche un corso per adulti di vari strumenti, e quindi insomma anche noi per esempio oggi facciamo questo concerto dove si esibiscono anche i maestri dell'Accademia, ma ieri abbiamo fatto il concerto di fine anno per la sezione classica, domani e dopodomani faremo quello per la sezione moderna. Pina Perinetti, una realtà da 25 anni che opera sul territorio ininterrottamente, ricordava lei il bel rapporto con i suoi docenti, con i suoi maestri di musica, una grande famiglia, quindi come dire, una realtà consolidata che è molto apprezzata sul territorio. Sì, sì, certo, noi ce la mettiamo tutta, veramente tutta, con professionalità, onestà, serietà, perché il ragazzo, ripeto, deve apprendere a qualsiasi livello, però purché ci dia quella soddisfazione che un messaggio che noi cerchiamo di trasmettere venga recepito. Questa è la gioia più grande. Spesso i bambini si avvicinano alla musica un po' per volontà dei genitori, per l'ambizione di vedere crescere un piccolo musicista in famiglia. A volte però capitano dei talenti puri e lì si può lavorare con ancora più soddisfazione. Sì, certo, l'Accademia ne ha tanti di talenti, ne ha avuti, ne ha tuttora di talenti. Ragazzi che nei concorsi hanno sempre ricevuto primi premi assoluti, in conservatorio 10 è ormai fisso, veramente grandi talenti, e stasera ne ascolteremo alcuni di questi talenti e siamo veramente fieri. Torniamo ai corsi, diceva lei, abbraccia un po' tutti gli strumenti musicali, ma anche il canto e le altre discipline musicali? Sì, 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 certo, tutte le discipline, sia nell'aspetto solistico, nell'aspetto invece d'insieme, perché è importante che la musica diventi anche per loro una socializzazione, perché condividere degli interessi con altri ragazzi, confrontarsi con altri ragazzi è una cosa molto formativa. Da noi c'è stato sempre questo clima e questo ambiente di avere, diciamo, di ricevere una competizione, ricevere una competizione sana. Non la chiamerei competizione, è quasi un confronto, perché dal confronto io posso arricchirmi, da un'altra persona posso arricchirmi, posso prendere, posso dare e posso prendere qualcosa. Per cui è veramente questo l'obiettivo, cioè dare ai ragazzi più confronti possibili per un migliore arricchimento. E poi ricordiamo che il conservatorio con la riforma è equiparato al corso universitario, quindi anche, come dire, un riconoscimento accademico importante. Sì, sì, certo, ovviamente oggi occorre appunto questo riconoscimento per conseguire un diploma di laurea e quindi avere insomma il diploma a tutti gli effetti valido insomma in ambito ministeriale, e noi cerchiamo comunque di spingere i ragazzi verso questo percorso, anche perché
fortunatamente da qualche anno il conservatorio si è aperto anche alla sezione moderna, quindi siccome l'Accademia ha una buona sezione moderna oltre alla classica, ma comunque segue entrambe, e quindi ci fa piacere che entrambi, diciamo, i settori, entrambe le sezioni possono conseguire poi un diploma di laurea, quindi questa è una cosa molto, molto bella anche per i ragazzi, perché una volta non era così. Corsi musicali che servono anche per la formazione personale dei giovani studenti, come dire, una formazione, uno stile di vita anche se vogliamo, maggior disciplina che li può aiutare anche nel proseguo della vita. Sì, infatti questo è vero, ecco perché anche pura, perché noi in questo aggettivo abbiamo voluto sottolineare il fatto che l'insegnamento tiene conto della pagina musicale, del rispetto della pagina musicale, del rispetto dei programmi ministeriali e quindi insomma mi sembra questo già un obiettivo importante da conseguire. Poi ragazzi, ecco, la disciplina è importante perché loro già quando suonano da soli devono comunque rispettare, ripeto, i tempi, la pagina musicale, il rispetto di ciò che l'autore ha voluto mettere in quello spartito, in quelle note, ma quando suonano insieme ancora di più, perché devono comunque rispettare il momento dell'altro e quindi maggiore disciplina sicuramente, quindi è un bel insegnamento, sicuramente molto di più. Direttrice, per frequentare questi corsi, iscrizioni, c'è un periodo di inizio, un periodo di fine, c'è un anno scolastico, come funziona? Diamo qualche delucidazione a chi ci segue da casa. Sì, certo, noi i corsi li abbiamo tutto l'anno, le iscrizioni adesso siamo, diciamo, in fase di chiusura dell'anno, ripartono da settembre fino a giugno anche luglio, perché in genere poi le nostre esibizioni vanno un po' verso la metà di luglio, quindi diamo questa opportunità ai ragazzi di concludere l'anno fino alla fine di luglio. Chiuderemo soltanto ad agosto, per cui possono contattarci ai numeri di telefono e prendere appuntamento per una lezione di prova, una lezione per uno strumento, ma facciamo le prove che loro vogliono, se sono interessati a provare più strumenti, e quindi possono farlo. Hanno anche la possibilità di seguire il corso di solfeggio, che è a sostegno e a supporto e a completamento, direi, del corso solista di strumento, sia moderno che classico. Sì. Direttrice, una grande realtà, 25 anni, ma c'è qualcuno in particolare che vuol ringraziare? Sì, è chiaro, ci sono tante persone che mi hanno sostenuta sin dal primo giorno, hanno creduto in questa realtà e in primis vorrei ringraziare la mia famiglia, in modo particolare i miei genitori che hanno sostenuto questa cosa anche proprio fattivamente, quando erano più giovani, adesso hanno qualche annetto in più. E poi ringrazio anche mio marito che si è dimostrato molto sempre disponibile ad aiutarmi a sostenere tante difficoltà, a superare tante difficoltà. E adesso non da 25 ma un po' meno, mia figlia che mi aiuta in tante situazioni, ideando, creando proprio dei concerti, degli spettacoli e anche conducendoli. Ecco, ricordiamo Alessia che è proprio l'ideatrice di questo evento. Sì, è vero, Alessia Fabrizio, mia figlia appunto, che ha scritto il copione, ha scritto il programma, ha scritto la serata e l'ideatrice anche di questi concerti, sì, di questo spettacolo in modo particolare, ma anche di altri che faremo. Ospite della serata, il maestro Massimo Di Rocco. Eh sì, il maestro Massimo Di Rocco, che è stato uno dei maestri che si è legato di più all'Accademia, perché lui, diciamo, ha interrotto momentaneamente la collaborazione, ma in realtà io credo che non l'abbia mai interrotta, perché ha cambiato soltanto le modalità di collaborazione. Lui è un membro della famiglia dell'Accademia, lo è stato e lo sarà per sempre, ed è uno dei maestri, come dicevo prima, che si è legato di più all'Accademia. Infatti lui non può mai mancare a nessun evento, lui è sempre presente a dare il suo contributo attraverso la sua persona, il suo carisma, il suo entusiasmo, ma soprattutto attraverso la sua musica, il suo tocco magico alla batteria, che davvero è straordinario. Alessia, per concludere, la musica ha dato tanto all'Accademia, l'Accademia ha dato tanto alla musica, senza musica non si può vivere. Assolutamente, la musica ha dato tanto all'Accademia, ma ha dato tanto anche a me, perché io non vi nascondo che ho un passato da musicista, anzi sono anche musicista, pianista, cantante, e questa sera, lancio un piccolo spoiler, vi farò ascoltare anche qualche brano, no? Con la mia vocal coach Antonella Bucci abbiamo preparato un bel medley che ripercorre un po' la mia storia in Accademia, proprio la mia storia non soltanto come cantante ma anche proprio come
come artista, come allieva, no? Anche di questa meravigliosa realtà musicale.